Settima puntata di Nati in Sicily, stiamo aspettando Vincenzo Spampinato, vediamo un po'. No, Paola 4. C'è Paola 4 lì, Matteo, Matteo più rosa che mai e Silvia Isca. Un nome, una garanzia. Un cognome, Cognome. una garanzia. Ah, no, io un nome, una garanzia. Paola, sei, come sei agitata che sta per arrivare Vincenzo Spampinato? Ha un colore rosso, energia, non è per niente agitata, guardate. Quindi, per noi oggi è una puntata importantissima, ragazzi. Quindi voglio i Mattei Rosa, preparate Paola proprio al meglio, mi raccomando. Quindi meglio questo qui, va bene. Niente di più Allora, facile. E andiamo a trovare mia gradisca a Catania. Via Gradisca, è facile Esattamente. ricordare Grad, il mio cognome, ci nato lì. Qualcosa di pazzesco, un tetto per pazzesco. Dai ragazzi, si comincia. Dopo, ciao. Anche loro Acoustic Sound Band. Ciao ragazzi! Ciao Paola, ciao! Dal nostro studio B, intanto grazie di essere qui, Marco. Grazie a voi ragazzi per averci invitato, grazie. Ascolteremo tra poco due brani. Con quale Sì. cominciamo? Quale sarà il primo brano che ci farete ascoltare per aprire? Iniziamo alla grande, iniziamo con il grande Bill Haley, questo è Rock Around the Clock. E allora energia, energia con Esatto. Acoustic Sound Band! Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 19, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We gonna rock around the clock. Tonight, both the crack rides on. Jump behind, we'll have some fun. When the clock strikes one, we gonna rock around the clock tonight. We gonna rock, rock, rock till brother light. We gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, as the band slow down, well, yeah. For more, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Come on! Change like 5, 6 and 7, we'll be right in 7 here. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the brother light. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, we go as strong as our will for you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the brother light. We're gonna rock around the clock tonight. Come on! Come on!
touch our toe, to the dance out the rock around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till through the light. We're gonna rock around the clock tonight. Ok ragazzi, noi siamo gli Acoustic Sound, una breve presentazione la facciamo subito al piano, qui alla mia destra il grande Yuri Miraglia, alla chitarra Sebastiano Pittari, alla batteria Domenico Bennici e al basso Ivan Diamante e alla voce il vostro Marchito, Marco, grazie. E adesso subito facciamo un secondo brano, una grande chicca del grande Otis Redding, questo è Hard to Handle. Baby, here I am, I'm the man on the scene. I can give you what you want, but you got to come on with me. I guess so good, although I never got so more in store. When I get thee through with the lonely, you got to come back for more. Bust it from a lonely town by the dozen. That ain't nothing but the tracks are open. Brave a little thing, let me light your candle. Cause mama, I'm sure hard to handle now, yes sir. Action speaks louder than a word, and I'm a man of a great experience. I know you got to know the man, but I can love you better than him. Take my hand and don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm out alive and low for free, so you can have your hand with me. Bust it from a long way down by the dozen. That is nothing but a track so long. Grab the little thing, let me light your candle. Cause mama, I'm sure hard to handle now. Yes, sir, I'm. Yeah, hard to handle now. Oh baby, baby, here I am, I'm the man on the old scene. I can give you what you want, but you got to come on with me. I've got so good to love, I never get so more in store. When I get you through with an owner, you got to go back for more. Once you come along, you down by the dozen. That ain't nothing but a price so low. Grab a little thing, let me light your candle. Cause mama, I'm sure hard to handle now. Yes, sir. Hard, hard to handle now. Oh, yeah, yeah, yeah. Grab a little thing, let me light your candle. Cause mama, I'm sure hard to handle now, yes sir. Yeah, so hard to handle now. Oh, yeah, yeah, yeah. Ragazzi, tra l'altro noi ogni settimana ospitiamo le nostre, vi dicevo prima, eccellenze siciliane, ce ne sono tante, 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 tante. Già oggi che l'Italia in generale è diventata anche patrimonio dell'UNESCO per quanto riguarda la cucina, noi in Sicilia ne sappiamo qualcosa e a proposito salutiamo ancora una volta il nostro santo, perché so che dal bar del Duomo di Belpasso ci hanno portato queste, Mister Ozzo, non sono tutte per te. No, non sono tutte per te, però adesso... Che bello questo sottofondo, guarda che bello, guarda che sei bello, Salvo, ti stanno facendo un'inquadratura pazzesca. Salutiamo gli amici che ci seguono sui social, ciao, ma adesso è giunto il momento e sono contentissima di poter parlare un po' con lui perché lui ha tante cose e tanti aneddoti sicuramente da raccontarci. Vediamo chi è il nostro ospite di oggi, vediamo chi arriva, vediamo, vediamo un po' e da dove arriva. Lo avete riconosciuto? Ebbene sì, Vincenzo Spampinato, il maestro Vincenzo Spampinato! Eccoci qui, ciao a tutti!
Ciao, ciao, ciao. Allora ci sediamo, sì, ci accomodiamo qui perché finalmente ho il piacere di chiacchierare un po' con te, che hai fatto veramente tantissime cose, un successo incredibile, dei brani meravigliosi, una carriera che comincia qualche anno fa, direi. Beh, sì, sì, abbiamo qualche annetto. E come diceva, così colgo l'occasione per ricordare un amico che è Vittorio Descalzi, col quale abbiamo condiviso anche una bellissima tournée con i New Trolls. E lui diceva: è passata tanta, tanta musica sotto i ponti e ne siamo felici. Bella, quindi sì, sì, infatti ho citato proprio Vittorio Descalzi proprio perché lui aveva detto questa frase, quindi ce lo ricordiamo in questo momento. Quindi abbiamo fatto tanta, tanta musica. Erano gli anni 70, direi, proprio. Allora, con i New Trolls ci siamo conosciuti negli anni 70, a un festival che si chiamava Eurodavoli, che si faceva a Falconara ad Ancona, però poi ci siamo ritrovati nella stessa casa discografica nei primi anni 80, cioè fine anni 78-79, e poi abbiamo fatto appunto questa. Maestro Vincenzo Spampinato, io però so che tutto è cominciato anche con un incontro particolare di qualcuno che... Così. Certo, assolutamente. Noi dobbiamo dare atto, e lo dice anche, spero, Wikipedia, non la scrivo io Wikipedia, ma chiaramente l'incontro con Tony Ranno è stato determinante. Mi fa piacere perché, ricordarlo, perché certo, insomma... No, ma io lo dico sempre per le cronache e soprattutto per l'affetto che ci lega. Devo tantissimo a Tony Ranno, non è piaggeria, ma è semplicemente giusto dirlo. Tony Ranno. Ma che succedeva? Come è avvenuto questo incontro? Tony Ranno cercava un paroliere, cercava qualcuno che lo aiutasse a scrivere canzoni, e lui chiaramente pensò a me. Ci siamo visti, ci siamo incontrati, siamo andati a Roma, abbiamo fatto i primi provini, le prime cose. Io, perché lui prima già era, so che suonavate, sì, andavate verso il mare. Lui suonava con i Beans, di cui io ero molto ammiratore, perché i Beans per noi sono un gruppo forte, di quello forte. Tant'è che poi è diventato, diciamo, molto famoso anche a livello nazionale, e tutti hanno seguito i Beans, abbiamo imparato tutti dai Beans, e quindi diciamo con Tony ci siamo trovati così, scrivendo, facendo delle canzoni, e poi lui ci ha visto bene, sì, perché sì, poi, non lo so, poi primo contratto poi ci ha portato Spampinato. Lui mi ha portato con i Beans, mi ha portato da Gianni Bella, altro mostro nostro, salutiamo, sacro, e quindi lì abbiamo fatto tutto. E da lì poi è cominciata la carriera di Vincenzo Spampinato, che comunque ha collaborato con artisti, oltre il fatto di essere tu un grande artista, hai collaborato anche con delle personalità come, vabbè, ricordiamo anche il maestro Battiato. Beh sì, io ho avuto la fortuna poi di conoscere e di collaborare artisticamente con tantissime persone, perché io sono sempre stato dell'idea che, di una vecchia frase che diceva il mio papà, buonanima, lui diceva in dialetto siciliano, diceva: tu da aggiungere con chi di meglio ti ha, e ti devi mettere con quelli che sono migliori di te. E io... E vale lo stesso per loro, però. Non lo so. Perché la cosa poi è reciproca. Io con molta semplicità, con molta umiltà, conoscendo Lucio Dalla, Battiato, tutta questa serie, diciamo, di grandissimi nomi, ho voluto veramente non solo diventare amico, ma anche collaborare quando è stato possibile. E quindi è stata una cosa bellissima, diciamo, grandi esperienze. La cosa che mi ha sempre colpito di Vincenzo Spampinato è il grande cuore, l'anima che metti nel fare le tue cose. E quindi questo sicuramente ti rende un'eccellenza. Noi parliamo di eccellenze oggi. Vabbè. Questo ti rende sicuramente un'eccellenza. Un'eccellenza che noi assolutamente vogliamo ricordare anche attraverso delle foto. Eccolo qua! Questi sono i miei genitori. Ecco, mio papà che faceva il giardiniere. Questo è il mio gruppo, questo è Mia Martini. Ma qua Vincenzo Spampinato, bambino, che bambino eri? Bello. Perché io quando ero piccolo ero bello.
tu dici, ma come lo sai? Perché lo vedi, no, dalle guardate, foto. Guardate ragazzi quanto è bello Vincenzo Spampinato. Biondo, normanno, occhio azzurro. Che quello c'è, voglio dire. No, io ero bello, mi sentivo bello, perché per la legge, sai, famosa quella dello scarafone, che ogni scarafone è bello a mamma sua, e praticamente la mamma mi diceva, quando si beve? E io ci ho creduto. Hai fatto bene. Quello è mio fratello, qui siamo alla Villa Bellini, quando c'erano le macchinette nel piazzale, bellissime, che io ricordo. Tu hai scritto tanto per la tua terra. Cos'è per te questa terra? Dove allora, viviamo? Questa terra, questa terra è una terra che a volte, per carità, uno non vuole essere critico, prima di tutto è base per me, è importante, è veramente come i plinti sui quali io ho costruito prima la mia vita, proprio di essere umano, di persona, e poi di musicista. Da questa terra io ho tratto tantissime cose, tantissime. I colori, il buio che certe volte c'è in questa terra, ma c'è in ogni terra comunque, e quando diciamo ho capito che qualcuno la disprezzava, io l'ho difesa proprio perché la amo profondamente. Pur avendo abitato fuori, sono sempre tornato, adesso ci sto da tantissimo, è la mia terra, e per me è la terra degli dèi. Tu devi sapere che quando certe volte viene qualcuno a trovarmi che non è mai stato in Sicilia, ormai è una cosa molto rara, io se li vado a prendere in aeroporto, appena loro escono, io gli do la mano e gli dico benvenuti nella terra degli dèi. È la prima cosa che fai vedere di questa terra, ma della tua città. Siccome tua poi di solito loro prendono gli alberghi che sono vicino al mare, no? E perlomeno mi è capitato così. Allora, passando dal lungomare, io rallento e dico, faccio, vedendo i faraglioni, no? L'isola, la riviera dei ciclopi, dico, ah, da qui è passato Ulisse, che anche se è una leggenda comunque funziona. Per quanto riguarda invece le tue ispirazioni, perché sicuramente la nostra terra è fonte di ispirazione, ma Vincenzo Spampinato indubbiamente prende ispirazione da tante cose. Ultimamente da cosa stai prendendo più ispirazione? Allora, diciamo che perlomeno per quanto mi riguarda, il sistema complesso della scrittura e di una cosa è per me la risultante di due momenti, diciamo, che tu hai nell'anima: o sei triste o sei molto contento. Come sei adesso? Io in mezzo, perché sono un realista, sai, qualcuno ha detto che insomma non si può essere felici, diventa molto complicato. Si deve tendere alla felicità, al positivo. Io al forse segno direi positivo. Non si può essere sempre felici. Certo, perché felici si può anche essere forse. Bisogna diciamo combattere e crederci sempre. Perciò ti dicevo, quando sei diciamo nella fase così di scrittura, di creare una parola grossa, di scrivere, allora tu cerchi di avvicinarti nella parte che è quella che ti può dare veramente le strofe giuste, le parole giuste. E maggiore queste, soddisfazione. E queste cose stanno più negli estremi, o di felicità. Stai scrivendo in questo periodo? Sì, sto facendo, lo dico con molta semplicità, perché sennò sembro, sto scrivendo il mio secondo libro, che tratta di cose scritte molto semplici, positive, e poi sto cercando di mettere fuori, diciamo, un nuovo lavoro discografico, però con calma, perché tanto non c'è fretta, come dico io. E la cosa che volevo completare nella scrittura è proprio questa, che quando tu riesci a fare una cosa, una canzone, no? E ti piace talmente tanto che tu ci credi e te la canti, allora quello è il momento che la puoi presentare, perché
tu gli dai la dignità dell'esistenza a quella cosa. Se regala delle emozioni a te, regala qualcosa a te, probabilmente riuscirà a regalarle anche agli altri. Qui dove eri in questa foto? Allora, qui siamo alle ciminiere quando io ho invitato le gemelle Kessler. Perché ho avuto la fortuna di iniziare, e qui sono già passato, un pochettino, non è che siamo agli inizi. Io ho iniziato quando tutti i grandi ancora esistevano, facevano TV. E quindi, per esempio, mi ricordo che una delle mie prime cose la feci ad Antenna 3 Lombardia con il Quartetto Cetra, con i Vazzanicchi. E poi piano piano ho conosciuto tutte queste persone meravigliose dalle quali si impara qualcosa. Per esempio Alberto Sordi, io ho avuto la fortuna, la stragrande fortuna di stare due sere a cena con lui. E allora io mi sono avvicinato, sai, con una paura e con una semplicità, e ho detto: maestro, ma io posso stare qua? Certo, no, tranquillo, lei può stare qua. Dico, posso farle anche qualche domanda? E gli ho fatto anche qualche domanda. Persone. Questa è la Carrà. Assolutamente ricordo. Pronto Raffaele. Perché poi tu domenica in Pronto Raffaele, ho fatto tantissime trasmissioni, tanta roba. Quando la televisione, permettimi, anche se può sembrare pungente questa cosa che dico, però quando la televisione era bella da fare. Oggi, francamente, con il dovuto rispetto, non è bellissimo, non è edificante. Però ci sono programmi che... Ognuno fa Nati in Sisli? Cioè, tipo questo? Nati in Sisli va bene, no. Scherzo, ma non scherzi, guarda, io... Senti, Vincenzo, io ti direi una cosa. Ti mi è venuta un po' di sete. Qua Mister Oggio sta già mangiando. quasi. Vediamo se ci portano champagne. Io penso sempre che se arriverà prima quello champagne. Ma noi siamo cresciuti a gazzose. Ma infatti, ma qua solo quelli ci può arrivare al massimo. Siamo gente semplice, mica abbiamo bisogno di niente cose. Niente champagne. Noi ci accontentiamo di qualcosa che arriverà a breve. Non si sa chi la porterà. Quest'oggi io tremo ogni volta. E poi va ti faccio... bene. Abbiamo la nostra sigla ormai... Ti abbiamo assunta, Silvia. Ormai Silvia Isca. Grazie Silvia. Maestro. Prima le donne, sempre e comunque. Grazie. Allora facciamo un brief. Allora, adesso Vincenzo Spampinato ha il compito, perché adesso questa cosa l'ho inventata in questo momento, Toniranno non mi ucciderà, perché facciamo il momento del brindisi spritz. Ecco. Anche con Silvia. Silvia resta, visto che questo trucco bellissimo l'ha fatto lei, quindi insomma. Allora, maestro Spampinato, pure! Ah, perché Santo Bonino ha portato oggi, grazie a una mano sola, poverina, ha portato queste paste di mandorla, magari ovviamente tipiche siciliane, del bar del Duomo di Belpasso, che ringraziamo, tra l'altro. Buonissime, che mangeremo adesso, Mister Oggio già gradito. E il maestro Vincenzo Spampinato adesso farà un brindisi. Ma io, allora, io dico sempre che... sono per la semplicità. Io credo che il miglior brindisi sia questo, che possiamo avere, o perlomeno cercare di ritrovare, siccome lo diciamo qui in Sicilia, quindi siamo un po' di parte, un po' campanilisti, io credo che la cosa più bella sia che la nostra terra, e dunque tutta la bellissima gente che ci abita, possa ritornare ad avere la bella anima che Dio ci aveva dato. Un bellissimo brindisi alla salute, con il quale noi ci fermiamo un attimo, perché devi sapere che noi abbiamo anche uno sponsor. Wow! Walter, un nome, una garanzia. Buongiorno signora, sì sono Walter della Magic, nei studi. Mi faccia capire signora, non ho capito bene cosa ha detto. Cioè, lei asserisce che c'è un pazzo che vende i nostri prodotti per strada? Non siamo noi signora, non siamo noi. Gli ha fatto il video, me lo mandi al numero WhatsApp signora, ora controlliamo. Ora controlliamo. C'è una signora che asserisce che ha visto un signore che vendeva prodotti contraffatti della linea Magic e ci sta mandando il video ora alla regia. Ce le mando, vai. Ciao Matteo, ciao bello,
tieni, tieni. Senti. Oh, bello, non è che voglio il portafoglio, che mi hai preso, ma un ladro. No, guarda, io ti volevo fare un'offerta di quella pazzesca, ma lo sai cos'è questa qui? Questa no, è la pozione magica, ma tu te la prendi, te la metti qua, e che va come la benzina. Il signor Vattene la vende 80 euro, io te la do 20 euro. No, non ti interessa, non c'è problema, ma... Non sono interessato. Aspetta, ti propongo un'altra cosa bestiale. Bestiale, quanto magico, l'hai sentito dire quanto magico? Questo te lo inficchi nella mano, te lo metti... Che ti esce il terrore magico. Mi sembra strano. Ma lo metto qua, ti metto qua, ti do i consigli. Giovanotto! È pazzia. Ma Giovanotto! Ascolta! Mi sa che c'è qualcosa che non va. Ma perché tu conosci a Vattene quello che fa? Sì. Ma quello è un cretino! Tu ti devi fidare di quello, te lo vedo 80 euro, te lo vendi! Guardi, non sono interessato. Non è interessato, signore, bello. Incredibile! Incredibile, mentre noi vi ricordiamo che i nostri magici prodotti li trovate sempre qui! Qui e qui! Credibilità, ragazzi, ma qua Walter è in ogni dove ormai. Tra poco continueremo a parlare con Vincenzo Spampinato, ma adesso ci ricolleghiamo con Acoustic Sound dallo studio B. Eccoli qua che sono già pronti per farci ascoltare un po' di musica, un po' di energia. Acoustic Sound. Grazie. So, abbiamo una piccola chicca del grande Ray Charles e questo è What to Say.
the gown with the red dress on. She can do the better all night long. Oh, yeah, yeah. What I say? All right. Well, tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. And I wanna know. Baby, I wanna know. Baby, I wanna know. Baby, I wanna know right now. Baby, I wanna know. Baby, I wanna know, yeah. Ok, allora vi lasciamo con qualcosa di veramente tosto, il grande Chuck Berry, e questa è Johnny B. Goode. He down in Louisiana, close to New Orleans, but they come in the mood, I'm on the evergreen. The silver leather cape made the words of wood. But neither can the boy named Johnny B. Goode. Who never read the rhythm, read the right so well. But he could play the guitar just like a ring in a bell. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny B. Goode. He used to carry his guitar and a gun in his sack. Got sleep beneath the trees by the railroad track. Oh, hey, just sitting in, sitting in the shade. Swimming with the rhythm that the driver made. People passing by, they would stop and say, oh, my little, little country boy from France. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny B. Goode. Will be the leader of a big old band. Main of people coming from miles around to hear playing your music when the sun goes down. Maybe someday you'll ever be a light saying Johnny B. Goode tonight. Go, go, go. Go, Johnny, 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 go, go. Johnny B. Goode. We'll be right back.
Acoustic Sound. E adesso, a proposito di terra, Vincenzo, a proposito di On The Road, devi sapere che ogni settimana il maestro Gino Finocchiaro è in giro on the road, che va da qualche parte, chissà dove, chissà dov'è oggi il maestro Finocchiaro. Dov'è il maestro Gino? Piazza Duomo. Piazza Duomo anche oggi? Vediamo un po' dove è andato Gino Finocchiaro e con chi soprattutto. Ricordo col Box Continental, quando suonavano Ash, quando suonavano il rock, perché noi apparteniamo a una generazione precedente, no? quindi andavamo a sentire i Beans, che erano in quel momento il riferimento musicale, no? Gino era... Lo ringraziamo intanto Gino Finocchiaro, bravo, on the road, che oltre la sua fisarmonica che la fa parlare, ci fa vedere anche con questi video che hanno realizzato, ci fanno vedere anche le nostre bellezze siciliane, quindi abbiamo visto anche delle immagini della nostra tradizione molto molto belle. Come? Tornando a parlare con te invece, Vincenzo, ci sono dei video che abbiamo scovato che ti riguardano in prima persona, per esempio, vediamo un po' la nostra regia cosa ci fa vedere, eccoci qua. Questo me lo ricordo. Dove siamo? Che cosa? Qui siamo all'Arena di Verona, wow. Festival Bar.
e voglio dire, è una bellissima... Cosa ricordi del Festival Bar, di questa esperienza? Tra le tante esperienze ovviamente di Vincenzo Spampinato. Mi ricordo il dietro le quinte con tutti questi nomi. Vinsero, se non ricordo male, quell'anno gli Alunni del Sole. Noi eravamo in una sezione particolare, c'era Ron, tra l'altro. E... Qua dove siamo invece? Qui siamo dalla Balivo, sì. Sì, da Caterina Balivo? Sì, sì, dalla Balivo. Qua siamo con io vecchi, tra i due. Qua siamo a Chianciano Terme, mamma mia. Vasco. E perché con Vasco, Alberto Fortis, abbiamo iniziato insieme, praticamente facevamo questo concerto, si chiamava Primo Concerto, tutti sconosciuti, anche Vasco all'epoca era sconosciuto, quindi siamo un premio regia televisivo. Ti vorrei ricordare anche Daniele Piombi, tra l'altro. Come no. Ecco Franco Daniele. Battiato, sì, di cui parlavamo anche qui prima. Siamo al Premio Tenco. Ecco, altra bella emozione. E poi questi qua sono i ragazzacci per i quali ho scritto qualche canzone. Che sono tantissimi, tra l'altro. No, sono tanti. Anche lo Zecchino d'Oro. Perché c'è una colonna sonora, una delle canzoni dello Zecchino d'Oro, sì, che ha scritto proprio Vincenzo Spampinato, dovete sapere. Siamo arrivati secondi, ma non la voglio raccontare perché eravamo arrivati primi. No. Ma poi ci resero una riminata, come si dice da noi, vabbè, ma tanto va bene lo stesso, dai. E insomma, però... Siamo i vincitori morali. Secondi, secondi comunque, no, è sempre un posto... Sì, ma non eravamo secondi, fidati. Erano primi. Qui sono con Mike Bongiorno, che si complimentava per la mia capigliatura, che chiaramente oggi è... Mi ricordo cosa disse. Siamo a Boari, perché mi ricordo tutto, mi ricordo veramente più di 40 anni di carriera. Lui disse questa cosa che, ti giuro, mi veniva da ridere, mi ha detto, ha fatto così: pensate, signori, che io prima di conoscere Vincenzo credevo di avere capelli. Io mi ero fatto lo shampoo e quando mi facevo lo shampoo che uscivo dalla doccia che sembravo tutto capelli, no? Sembravo Tony Ranno quando aveva i capelli anche lui così. In effetti anche Tony non scherzava, sì, Tony capelli. Ranno, i fratelli Morgia, no? Questi capelloni. Sì, gente del sud. Gente meravigliosa del sud. C'è una canzone, per esempio, che io amo particolarmente di Vincenzo Spampinato, che è Vieni qua. Guarda, salve, pronto. Chissà se Vincenzo Spampinato ci fa un piccolo regalo. Casualmente, sì, abbiamo anche il microfono. Speriamo di non fare brutta figura. Ma questo non credo proprio. Ma ti devo sentire. Alziamo col volume del piano, cortesemente, regia. Mi posso alzare? Scusate. Certo, assolutamente. Metto vicino a Salvo così lo sento meglio. Sì, e io vi guardo estasiata. Lascia tutto così e venica. Quando parari su tutto è a posto. Quando uno invece non è buono, e abbassa il corico quando è solo. Facciamo l'inciso. Quando la terra balla, la montagna suona, quando la gente è sola, non gioca con sola. Quando la speranza si inniva, lascia tutto così, tu lascia tutto così e bevi. Wow, bravo Salvo. In questo brano, complimenti, Vincenzo Spampinato. Grazie Tony che mi hai messo l'autotune, sentiva tutto bene. È sempre una magia riascoltare questo brano, perché le corde dell'anima vibrano tutte le volte. Sai, se tu mi permetti, io ti voglio raccontare un po', e lo racconto anche ai nostri ascoltatori, un po' la storia di questa canzone.
Io avevo scritto questa canzone tantissimi anni fa, però non si riusciva a farla pubblicare perché, sai, in siciliano ancora. Poi, per fortuna, il grande Battiato fece Sanizza d'Amori e aprì un po', diciamo, le porte alla nostra lingua. Un viatico, se lo vogliamo dire così, sì, in bella maniera, a questa situazione. E quindi poi questa canzone, che non appartiene alla tradizione, ma è una canzone pop cantata in siciliano, è nata, l'abbiamo potuta registrare, mi ricordo, l'abbiamo registrata a Roma, nei vecchi studi di Mattone. E la cosa bella è che abbiamo aperto la finestra, si sentivano gli uccellini alle 7 del mattino, perché abbiamo registrato che era prestissimo, e praticamente è una preghiera che, dove uno dà del tuo addio e gli dice: perché stai lì? È qui che non va bene, quindi ti aspettiamo qui. E quindi questa è la storia di questa canzone che chiaramente è rimasta nel mio cuore. E che in tanti sicuramente si rivedono, perché chissà quanti di noi e quanta gente si rivolge questa sì, preghiera. E poi una cosa che mi fa tantissimo piacere è che parecchie scuole la cantano, i professori la insegnano ai loro studenti, ed è una cosa molto bella, perché è una canzone molto vera, molto sincera, sai? Perché io dico sempre che in italiano si canta, si scrive, è la nostra lingua, ci mancherebbe, però poi l'italiano, siccome nasce dal siciliano, nessuno può dire il contrario, anche Dante a mani basse ha rubato qualcosa a Cielo d'Alcamo, alla nostra scuola siciliana. Quindi praticamente il siciliano, lo possiamo dire, che non è una lingua ma è una lingua letteraria, ha dato tanto, tantissimo per far nascere l'italiano. Quindi quando io canto in siciliano, se in italiano mettiamo sono vero, in siciliano lo sono verissimo. Esatto. Abbiamo ancora dei video dalla regia, vediamo cosa abbiamo. Canta Giro! Bene, questo è il festival, sentiamo, della canzone siciliana. Sentino. Questa canzone dice sempre, c'è sempre qualcosa. L'avevo citata poco fa. Mia nonna, sì, Lucia, quando mi vedeva triste, così un po' pensieroso, mi diceva sempre: oh, non ti preoccupare, tanto mudichedda, si aggiusta tutto. Perché sto mudichedda, altro non è che passo dopo passo, e gradino dopo gradino, si va, come direbbero, step by step, no? Come direbbero gli inglesi. E quindi praticamente sono quelle cose spontanee che nascono. Una canzone che anche questa mi è rimasta attaccata addosso, perché mudichedda è bella. E poi a parte che è proprio bella, funziona. No, poi devo dire, sai, una volta mia figlia, anche mio figlio, cioè non è che, però mia figlia mi disse: questa canzone mi piace, è una soddisfazione. Ma i tuoi figli hanno la passione per la musica, per esempio? Sì, hanno la passione per la musica, ma ti prego, prendila come ironia siciliana, ma grazie a Dio fanno un'altra cosa. Ecco, guarda, però a proposito di musica, a proposito di step by step, quindi ci ricolleghiamo un po' all'international, vedi un po' giro step che faccio. Ormai. Dovete sapere che Vincenzo Spampinato adesso ha un po' di concerti anche all'estero, anche fuori. Piccole cose, no, se no sembriamo i Queen che suonano a Wembley. Però voglio dire, cioè, sono delle belle, dei bei tour, dei bei concerti.
dove andrai di bello? Farò un paio di cose nel nord, diciamo Svizzera, Belgio, una cosa, ripeto, piccole cose in Germania, e poi faremo rappresentando il Sicily Fest, faremo un concerto il mese prossimo a Londra, che è una cosa molto figa, devo dire. Ecco, visto perché sono piccole cose, no? Va bene, cioè, ma, giusto perché sono piccoline. Ma no, ma piccole, guarda, io credo sempre che poi le cose piccole stanno dappertutto, entrano nel cuore, mentre invece quelle troppo grandi non ci cavano. Ma tu sei grande invece, no, Vincenzo no. Spampinato, io ti ringrazio veramente di cuore per essere stato con noi oggi. No, per me è stato un piacere, un divertimento, poi ho visto tante persone alle quali io voglio tanto tanto bene. Ormai qua ragazzi si è creato un party, Gino, anche fuori diretta. Cioè Gino Finocchiaro, Melo Morge, cioè, guarda, poi altri, Riccardo Ischia, Salvo, cioè, guarda, è una gioia, è stata veramente una gioia grande essere qui, spero che alla gente sia piaciuto il nostro modo così semplice, spontaneo, e come ho detto io questa trasmissione è bella e non lo dico così per la sviolinata, ma semplicemente perché è il vino di una volta, quello fatto con l'uva, che è una cosa bella, meravigliosa, una cultura antica, contadina, quindi. Grazie. E poi il nostro vino, quello siciliano, sai, io sono molto campanilista, mi dispiace, il nostro vino è quello buono. Lo champagne nasce dal nostro così, fra virgolette, taglio di vini. Ma infatti io... Poi detto da un astemio, penso io non bevo. Ah, ecco, vabbè, quindi perfetto. No, allora io ringrazio perché davvero Vincenzo Spampinato è di un'umiltà indescrivibile, ma è davvero un grande, quindi io ti ringrazio per tutto quello che ci hai regalato oggi raccontandoti e raccontandoci, e grazie, avremo modo di seguirti, grazie. Avremo modo di leggere il tuo prossimo libro che uscirà, che stai scrivendo e che non vediamo l'ora di leggere, e di seguirti anche artisticamente, musicalmente, perché lui puoi fare un sacco di cose, grazie. Quindi grazie davvero. Spero di suonare quest'estate tantissimo quando torneremo dall'estero, e soprattutto di incontrare tanta gente, perché dopo la pandemia abbiamo bisogno di vederci, contatto. Di toccarci, di abbracciarci, e quindi vi aspetto nelle nostre piazze siciliane. Va bene? Grazie Vincenzo Spampinato, grazie amici che ci avete seguito anche oggi di Nati in Sicily, grazie Salvo Finocchiaro e sue mani fatate. Grazie Salvuccio, che è cresciuto, cioè io Salvuccio me lo ricordo, è cresciuto, capito? È cresciuto sopra il pianoforte, sì. Che è un misimo sopra il pianoforte, e invece della culla, loro l'hanno messo sul pianoforte, si trovava sulla culla, sul pianoforte. Grazie mille alla regia Riccardo Barbagallo, grazie al nostro direttore artistico Tony Ranno, grazie Riccardo Isca, grazie Renato Scirè, grazie Franco Caponetto per la scenografia, ma grazie anche a Matteo Rosa Parrucchieri e Silvia Isca, Trucco e Parrucco, e grazie davvero di cuore al nostro Walter, nonostante i suoi consigli siano, grazie al maestro Gino Finocchiaro. Ci rivediamo lunedì prossimo, continuate a seguirci, grazie maestro. Grazie, Spampinato. Grazie a voi, è stato ciao da Paola Quattro, un'immensa gioia. Sicily, quando a volte un po' distratto non ricordo più il profumo di quei giorni e cosa siamo noi diventati in questo lungo andare. Sicily, cerco ancora il desiderio di un'estate fa, quando un bacio poi si trasformava in anima. Quella sì, io la chiamavo libertà, felicità, quel mistero che di noi nessuno sa. E piogge ancora su questa città, sembra che non smetta più, e viene giù portando via ogni mio pensiero. Mi bagnerà e servirà a portar via il mio dolore, ognuno col suo triste amore. Sì, sì, sì.
lascia che ti abbracci, non lasciarmi, pensami. Mi attraversa caldo il vuoto che ho di te. Di parlarti ancora un po', posso solo dare voce a un'emozione. Non ti scorderò, non ti scorderò. E pioggia ancora su questa città, sembra che non smetta più, e vien giù portando via ogni mio pensiero. Mi e servirà